Nel 1997 uno spot della Apple metteva in primo piano alcuni personaggi che nella storia hanno pensato diversamente dagli altri. A narrare il tutto in Italia era la voce dell'immortale premio Nobel Dario Fo, che sulle immagini di Einstein, Martin Luther King, Gandhi e altri descriveva queste personalità come dei ribelli, degli anticonformisti impossibili da ignorare, persone che con le loro azioni aiutano l'umanità a progredire. Quello stesso anno un allenatore serbo arrivava nel nostro paese, passando dalla panchina del Real Madrid a quella della Benetton Treviso. Aveva già vinto una Coppa dei Campioni con i Blancos, ma la sua leggenda doveva ancora nascere. Zeliko Obradovic forse non sapeva ancora cosa lo attendeva, ma aveva già ben chiaro cosa avrebbe dovuto fare per continuare a migliorarsi e per migliorare le squadre che allenava. Allora, noi abbiamo intervistato qualche tempo fa, qualche mese fa, Jasikevičius. Abbiamo parlato con lui quando è venuto qua a Milano e ci ha parlato benissimo di lei. Ha detto, caspita, per parlare bene di Obradovic serve non questa intervista, servirebbe tantissime ore. Quindi è come se ci avesse mandato lui da lei. E nulla, ci ha detto di venire con lei, di parlare con lei e magari raccontare il suo rapporto con lui, come è nato e come sta andando avanti negli anni. Noi siamo amici, siamo molto vicini uno all'altro. Questo era quando era mio giocatore, poi forse dopo quando ho conosciuto questo allenatore come allenatore, che sta facendo molto bene, che è già un grande allenatore. Sempre prima di gara, dopo di gara, abbiamo una cena, sempre scherzi, abbiamo stato proprio un'estate insieme con le nostre famiglie. È un'amicizia vera, sono davvero molto molto contento di avere una persona come lui vicino di me. Che è un rapporto che si tramanda negli anni, un rapporto che adesso sta portando i suoi frutti, nel senso che... Sì, no, come ti ho detto, era giocatore, come giocatore ha avuto qualche problema quando abbiamo cominciato a lavorare insieme, ma sai, il suo carattere è così, mi è piaciuto il suo carattere perché è una persona molto diretta, perché sai, come giocatore ha capito tutto, sai, il nostro lavoro è di dire... o di ripetere il giocatore una, due, tre volte, se non capisce è difficile. E lui sempre ha capito tutto. Sì, così, sai. Era per me un piacere di lavorare con lui come giocatore. Adesso, sai, quando parliamo del nostro lavoro, gli ho detto, ma tu non puoi pensare che tutti i giocatori sono come te. Questo è il tuo problema. Certo. Devi capire questo prima. Sai, certo. Non puoi pensare... Quindi mettesi marzo. Sì, così. Va bene, ma lui sta lavorando molto bene. E come lei, anche lui è stato prima un giocatore. Sì. Quindi giocatore, allenatore, e com'è stato il passaggio? Nel senso, entrambi avevate una posizione da playmaker, quindi una posizione di decidere in campo, di capire le situazioni, e adesso invece vi trovate in panchina. Quindi vi trovate in una situazione diversa. Cambia tanto. Comunque, allenatore in campo, allenatore fuori. Playmaker è uno che deve pensare per tutti. Uh-huh. Io sempre parlo con i playmaker questo, sai, se uno sbaglia è sempre colpato loro, perché è così, il gioco è così. E poi io come playmaker, sai, giocato per squadra, ho capito, sai, molto subito che voglio fare allenatore, ha pensato questo, ho avuto l'opportunità di lavorare con tanti grandi allenatori, soprattutto Aca Nikolić, Duda Ivković e poi Dula Vujošević, anche allenatori che sono stati a mia città, Čačak. Sempre questa esperienza mi ha aiutato in tutto, quindi, sai, mi ha aiutato di cominciare con, diciamo, un po' di facilità di essere allenatore, di essere molto pronto, diciamo, perché io mi ho preparato tutta la vita di essere allenatore, sì. È così. Sì, playmaker sempre deve pensare e deve capire cosa vuole l'allenatore durante la gara. L'Italia per lei è un posto che ha segnato nella sua carriera. Ci troviamo a Milano, lei è stato per tanti anni a Treviso, quindi dove lei ha imparato anche l'italiano. Sì. Com'è stato il rapporto lì a Treviso con l'Italia, l'Italia in generale, la tifoseria italiana, il supporto italiano e poi Treviso in generale? Io ho sempre parlato che Treviso per me era una cosa incredibile, perché un club molto ben organizzato. Un'organizzazione incredibile. C'è stato anche recentemente la Michele? Sì, io quando sono arrivato lì e quando ho visto, soprattutto era presidente Giorgio Busavo, ho cominciato a lavorare con Maurizio Gradini, che adesso lavoriamo 6 anni insieme a Fenerbahce, poi era famiglia Benetton con Gilberto, con il signor Lala, tutti che hanno lavorato lì, era gente incredibile, mi ha aiutato tanto, e 2 anni meravigliosi, che non posso dimenticare mai questa. E voglio ringraziare a tutti loro per tutto
che mi ha aiutato durante 2 anni, che è stato, sono stato lì. Adesso perché sei ritornata in A? Sì, 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 abbiamo giocato partita amichevole, abbiamo andato a cena, abbiamo scherzato tanto su questi anni e poi abbiamo parlato che bello e che Treviso ancora è. Il 6 maggio 1998 Steve Jobs, 8 mesi dopo il suo reintegro in Apple, lancia l'iMac, il prodotto che salva l'azienda dal fallimento e riporta i bilanci in attivo dopo 4 anni. Quell'oggetto così innovativo, senza spigoli e che in un solo pezzo racchiudeva l'unione di più oggetti che condividevano lo stesso ambiente armonicamente, diventa un'icona della cultura pop. È la terza rivoluzione di Steve Jobs dopo quella del 1984 del primo Macintosh. Un anno dopo questo annuncio, Obradovic si appresta a iniziare la sua di rivoluzione. Lascia l'Italia e si sposta in Grecia, al Panathinaikos, dove crea il suo iMac, il suo ideale di unione armonica di più elementi. Una squadra capace di vincere 11 titoli nazionali e 5 coppe europee fino al 2012, in un sistema che fa crescere ed emergere personalità come quelle di Diamantidis e Jasikevičius. Obradovic prende il Panathinaikos e lo porta definitivamente nell'Olimpo del basket europeo. Io mi trovo sempre in difficoltà quando mi trovo davanti a lei o comunque persone del suo calibro. Lei ha vinto tutto e per me ogni domanda può essere come superficiale, scontata, quasi stupida. Com'è questa sensazione di vincere tutto, la sensazione del vincere, di cercare sempre di migliorarsi giorno dopo giorno, non accontentarsi mai? Sì, è proprio una cosa se uno vuole essere in questa posizione di essere un autore deve capire che tutto che ha fatto prima va bene, ma presente e futuro è importante. Io ho capito tanti anni fa, anche adesso, che io devo migliorare ogni giorno. E così, io quando vado a palestra, quando preparo allenamento, quando preparo gara, ho capito che sono tante cose che io come allenatore devo migliorare e poi di parlare con i giocatori. Solo così puoi stare in questo posto dove sono io adesso. Quindi è un lavoro molto psicologico anche. Sì, no, non solo psicologico, anche parliamo di cose di pallacanestro, piccoli dettagli. Sai, psicologico, chiaro, questo è molto importante. Sì. Con tante gare tu devi capire, ok, noi abbiamo una situazione dove a campionato tu puoi giocare solo 5 stranieri, so, così vuole dire, sempre squadra diversa a Euroliga e a campionato tutto. Vuole dire 15 giocatori e tu devi capire di 15 sempre chi sono pronti davvero di giocare a gara, come domani. Tu devi capire come allenatore, devo puntare su questi giocatori che loro giocano oggi, ma dopo viene gara e durante gara devi prendere considerazioni come uno gioca o devi prendere scelte che sono per aiutare la tua squadra. Devi pensare molto veloce, se non pensi veloce è finito. Sì, sì, per questo è il pallacanestro miglior sport che esiste, perché i giocatori devono pensare sempre molto veloce. Una partita di scacchi, bisogna capire più o meno. E, ha vinto tutto in Europa e ho saputo, è stato detto comunque anche sui giornali, notizie del passato, che sono stati qualche avvicinamento in NBA, con Detroit Pistons, se non sbaglio, ha rilasciato qualche dichiarazione. Per lei questa avventura, in NBA parlo, non di Detroit, in NBA, può essere una sfida accattivante? Può essere una sfida che non prende in considerazione? Nessun momento era qualcosa di serio. Io sono amico di Joe Dumars, abbiamo dato Dimitri Sitovisio. Okay. Quando abbiamo lasciato Panathinaikos, abbiamo stato lì più di un mese, abbiamo guardato l'allenamento sempre, tutto il giorno insieme, scherzando un po', ma niente serio. Adesso, mia vita qui in Europa, io sono molto contento, molto chiaro, felice. Non penso sui miei. So come tutti che questa è la miglior liga del mondo, organizzazione tutto incredibile, perfetta. Noi in Europa abbiamo, come si dice, non troppo veloce, ma siamo ogni anno un po' meglio. Competizione abbiamo, sai, di avvicinarsi a loro praticamente impossibile con tutti i soldi e tutto questo. Ma c'è una competizione che è Euroliga che credo che è un altissimo livello. Poi può darsi che qualcuno in questo pallacanestro è molto più interessante che il pallacanestro in NBA. Gente pensa anche così. Io mi auguro che un giorno un allenatore davvero europeo va a lavorare lì e va a dimostrare qualità che ha, perché sono sicuro che sono tanti allenatori pronti di lavorare in NBA. Quando pensiamo cosa è successo prima, Mike D'Antoni è un americano, ha lavorato qui, ha cresciuto come allenatore qui, ma ha dato lì un americano. David Blatt è un americano. Poi terzo che era lì era Igor Kokoschkov,
che praticamente è stato lì più di 20 anni. Nessun allenatore europeo, perché? Perché lì è mafia, non lasciano gli allenatori europei di lavorare e nessuno vuole parlare così. Io posso dire perché non mi interessa. Io so che sono tanti amici allenatori che lavorano in NBA. Ah no, abbiamo stato durante l'estate, hanno arrivato il mio allenamento, io sono in contatto con loro, tutti rispetto loro, è una lega migliore, ma senza nessun dubbio, personalmente, che sono tanti allenatori in Europa pronti di essere allenatori di una NBA. È così. Chiaro, io personalmente chiaro. Non mi interessa. Però è anche vero che l'NBA è molto internazionale, se pensiamo anche magari ai premi dell'anno scorso, Rookie of the Year, Doncic, sì. Quindi persone anche generalmente non solo americane, e anche magari provenienti da altre parti del mondo, dall'Europa. Sì, no, sono tanti giocatori perché hanno capito, loro arrivano qui per prendere, perché loro sempre hanno chiesto tanti scout di venire a guardare i nostri allenamenti. Chiaro. Perché? Per guardare come lavoro io, o vogliono guardare i giocatori e poi prendere i giocatori e andare lì. Questo è business, questo è come fanno loro, perché hanno capito che i giocatori europei tecnicamente sono a questo livello che possono giocare subito lì. Non tutti, ma tanti. È vero? Certo. È così, sai. E poi una cosa bella è che anche tanti giocatori che sono americani che hanno capito che lì non giocano tanti minuti vogliono vengono qua? Sì, quest'anno questo è bello. C'è stato sì, una sì, di... è bello, è così, sai, perché io ho sempre parlato di quasi di Gudurić quest'anno, perché noi abbiamo avuto contratto con lui, praticamente per lui era impossibile di andare lì, quando mi ha chiamato, mi ha chiesto questo, ho detto ti piace l'idea, l'unica cosa che te voglio chiedere, vai a giocare lì o no, se vai a giocare vai via, non c'è problema. Chiaro. Perché capisco che questa è un'idea, anche Niccolò Melli quando mi ha chiamato lui ha avuto possibilità di andare, ma sono davvero contento per tutti loro due che sono andati, come anche prima era Bielica, Bogdanovic, Vanamaker, altri giocatori. E così, questa è una cosa naturale. Così mi auguro che un giorno va a stare lì un allenatore d'Europa. Collegandoci a Niccolò Melli, ex Milano, ex Fenerbahce, come pensi adesso? Lui ha fondamentalmente avuto adesso una maturità cestistica a livelli impressionanti. Come pensa adesso possa impattare in NBA? Adesso sul lungo andare, adesso abbiamo visto la prima partita, grandissimi, grandissimi risultati, 14 punti se non sbaglio, però sul lungo andare, sulla tutta la stagione, su più stagioni. Sì, ti ricordi di cosa ti ho detto prima, che tu come allenatore hai bisogno di dire una volta solo a giocatore. Melli è così. Sei una persona molto intelligente che ha capito tutto. Non sono tanti giocatori come lui, capisce tutto. L'unica cosa che io non era contento con lui è che non era molto aggressivo in attacco. Ok. Sempre le, sai. Chiaro. Ha provato a spingere di giocare molto più aggressivo, di tirare, di guardare il canestro e così. Tutto altro, perfetto. Una ottima persona, anche giocatore. Per me era un piacere di lavorare con lui. 2 anni sono sicuro che ha cominciato bene. Ho visto l'altro giorno come certo, ha giocato bene. Era sua idea di andare a giocare lì, di provare. È andato quando era maturo, è andato sì, quando ha trovato. Sì, sì. Lei ha detto che fondamentalmente il rapporto con i giocatori è fondamentale. Io devo capire quali sono i giocatori che possono entrare in campo e i giocatori che non possono entrare in campo. Sì. Devo convocarli, devo andare alla partita. Una volta alla partita deve essere veloce a pensare. Sì. Ha anche lasciato alcune dichiarazioni in cui diceva che lei è pronta a soddisfare qualsiasi richiesta da parte dei giocatori. Mm-hmm. Quali sono le richieste che arrivano maggiormente, anche quelle più strane, quelle più interessanti? Richieste che possono essere sia dal mondo del basket quanto meno. Se tu hai 15 giocatori, è una cosa che è molto naturale, che io come allenatore penso sempre su squadra. Mm-hmm. E loro, ognuno pensa su suo culo. Capisci? Per dire italiano, come si dice, sì. Davvero, va bene? E così è la vita, e io devo pensare su tutti, e quando uno ti viene a dire qualcosa, sono tante volte che voglio dire, io sono, posso giocare meglio che altro. Ah, aspetta, chiamiamo altro, adesso dimmi cosa ha detto, tu puoi giocare meglio che lui, e cosa dici te? Tu dici lo stesso, ah, e cosa faccio io? Cosa faccio io? Io devo scegliere uno che io penso che va a giocare bene, cioè è così. Loro sono gente, sai, quando parliamo di pallacanestro non parliamo solo di problemi che hanno di cosa è puro pallacanestro, no? Certo.
sulla vita hanno problemi, e io voglio questo, sai, capire. Se ognuno ha qualcun problema di parlare di questo, posso capire che, sai, sono momenti molto difficili, che uno ha problemi in famiglia, con figli, con donne, con amiche, con famiglia, con cosa vuoi. E questo io devo capire. Per me è meglio quando uno viene e non si sente bene, dire: coach, non mi sento bene oggi, posso non allenarmi, va bene? Perché se lui viene a lamento e con sua testa magari è nervoso, sta pensando all'altro, questo magari è molto, sì, per tutti gli altri giocatori. Siamo nell'epoca digitale, tutti stanno col cellulare. Sì. Ho visto che lei nelle pullman, comunque negli spazi pubblici, ha detto: ragazzi, voi con il cellulare non dovete stare, dovete parlare tra di voi. Sì. Perché se parlate tra di voi si crea quella chimica, sì, chemistry, che sì, può anche aiutarvi anche in campo, o comunque fa conoscere. Io conosco meglio, quindi posso sapere le giornate sì, le giornate no, i momenti sì. Ancora una volta, è sufficiente dire una volta. Se uno capisce perché, non perché io non capisco il momento 2019 dove siamo, cosa sono cellulari, cosa sono tutte queste cose, internet, tutto questo. Ma se non c'è un rapporto così, che parliamo, perché tu e io dobbiamo andare domani a campo e aiutare uno altro. Se tu sei col tuo telefono e io non parliamo niente, cosa facciamo domani? È impossibile. E questo era, sai che hai parlato loro, credo che hanno capito, mi auguro che hanno capito. Vediamo. Perché alcuni sicuro sì, altri, sai, può darsi che pensano su questo una settimana dopo, ok, va bene, sai, così sono cose, ma io insisto, questo è, credo che è molto importante. Lei è molto, molto, molto attento, come mi ha fatto notare, come ci ha fatto notare, ai suoi ragazzi, attento a curare la psicologia. Volevamo capire com'è l'Obradovic invece nella vita reale, nella vita che va al di fuori della pallacanestro. Quindi magari succede, per esempio, un giocatore gioca male e lei deve andarla a consolare. Quindi magari dire: ok, hai giocato male, qua, la prossima volta magari andrà meglio, quindi positive vibes, il giocatore si sente più motivato. Ma se dovesse, per esempio, faccio un esempio, succedere nella vita reale, per esempio, non lo so, faccio un esempio assolutamente astratto, suo figlio, sua figlia dovesse tornare a scuola dicendo: papà, ho preso un brutto voto, il signor Obradovic cosa risponderebbe? Io ho due figli, figlia che è già 34 anni, figlio 20. Il rapporto con loro è davvero come tutti i padrini parlano, no? A un livello, io penso, grande, no? Soprattutto con mia figlia, figlio adesso 20 anni, un po' sai, in difficoltà di quest'anno, ma tutto va bene. Loro capiscono che io sono sempre pronto per loro, adesso. Non è facile perché nessuno abita con me. Mio figlio è all'università in Barcellona e mia figlia è in giro il mondo, è così. Ma capiscono che sempre sono pronto per tutto che loro hanno bisogno. Quindi lo Obradovic nel campo è lo stesso Obradovic, cioè pronto a aiutare. Sì, in alcune cose, ma poi mia vita privata è totalmente diversa, sai. Chiaro. Quando gente che mi conosce, i miei amici, io sono totalmente diversa persona durante il mio lavoro e poi la vita privata. Sono molto, molto più tranquillo, molto, sai, sempre con amici, sempre. Se non ho avuto nessun problema con nessuno nella mia vita privata. Dopo Apple, Pixar, iMac e iTunes, la quarta rivoluzione in grado di far risorgere il mercato musicale, Steve Jobs lascia al pubblico la sua nona sinfonia nel 2007, con l'annuncio del primo iPhone. Il suo lascito sono le sue idee e i suoi ideali, che ancora oggi spingono le persone alla Apple. Per Obradovic, la sua nuova rivoluzione si è chiamata Fenerbahce, una nuova creatura da assemblare per dare una scossa al basket europeo. Come Jobs, anche lui va avanti per la sua strada pensando di poter cambiare le cose, di smuovere le acque. Perché, come diceva qualcuno, solo chi è così folle da pensare di poter cambiare il mondo, alla fine lo cambia davvero. Non so come ringraziarla, è stata una chiacchierata. Grazie. Spettacolare. Anche per me. Diverso. Grazie. Grazie mille. Grazie ragazzi. Grazie mille. Grazie.